posso solo dire questo, no? È importantissimo questo 2-0, è stato sì sofferto all'ultimo, ma come ci ha detto il mister, potevamo chiuderla nel primo tempo, no? Segnando quei 3-4 gol che erano quasi gol, abbiamo fatto due traverse, quindi abbiamo veramente dominato, quindi sembrava che non era così poi nel secondo tempo, come spesso succede nel calcio, poteva succedere l'1-1 e quindi diventava poi una partita incredibile come spesso, no? Meno male che non è successo, meno male che abbiamo avuto quel punto di fortuna che ci vuole nel calcio, che abbiamo resistito fino all'ultimo questo 1-0, poi il 2-0 è stato come una liberazione perché è veramente stato importante chiuderla e quindi continuare così, perché ormai siamo in vetta e vogliamo rimanerci il più a lungo possibile. No, io credevo che ci volevano 2-3 mesi di assestamento, credevo che potevamo farcela stare, non so, tra la metà classifica, cosa del genere, quindi sapevo che ci voleva tempo per creare appunto gruppo e creare questo che c'è già adesso invece, no? Non siamo riusciti a fare mezzo di miracolo, prima di tutto a mettere insieme tutti questi ragazzi, quindi è stato grande il mister che è riuscito a creare subito questo gruppo vincente, quindi abbiamo oltre il mister tutto lo staff tecnico che veramente sta facendo delle cose eccezionali, quindi sono contentissimo che invece di aspettare 2-3 mesi siamo già adesso in vetta e quindi speriamo di tenerla il più lungo possibile, come ho detto. Non so, c'ho qualche novità che sarà detta in settimana, diciamo che se non chiudo con quello che sto trattando ormai da tanto tempo vi farò a tutti una sorpresa e poi vi dirò cosa sarà l'idea di come potremo farla invece di uno sponsor. Non lo dirò in settimana. Cercando di capire se c'è la possibilità di trovare una soluzione, il problema che noi abbiamo è l'immediato, no? Perché Taverne, con tutta la buona voglia che abbiamo di trovare una soluzione, non è immediato, no? Ci vuole tempo per trovare soluzioni. Lì non so se ci vogliono come meno 2-3 mesi per chiuderlo, no? Dal punto di vista di fattibilità e di poterlo usare. Noi abbiamo un problema che, grazie a Dio, abbiamo questo campo Rosia che ci stiamo allenando ormai dall'inizio. Abbiamo bisogno di un'alternativa in aggiunta, non che lasciamo Rosia, siamo contentissimi di stare lì, ci stanno veramente facendo di tutto per metterci tutto a disposizione e quindi un secondo campo sarebbe necessario prima dell'inverno, quindi stiamo cercando soluzioni sempre attorno a Siena o nella città stessa, quindi sto parlando con diverse persone, diverse società per trovare soluzioni in questo senso qui. Credo che